siamo all'interno di una relatività generale. Questo ce l'ha spiegato Albert Einstein. Però ce lo ha spiegato non in modo assoluto, in modo relativo all'energia, alla massa e all'accelerazione assoluta della massa. E così facendo non ha espresso una verità assoluta, ma una verità relativa. Ora la domanda che io faccio è se sia possibile sganciare la visione relativa di Einstein da questi pregiudizi legati all'energia, alla massa, all'accelerazione, eccetera, come se si trattasse di cose già assodate che conosciamo assolutamente bene e che esistono di per sé e non come idee della nostra intelligenza, come qualità introdotte proprio dal nostro io. Possiamo farlo. Infatti, basta recuperare la conoscenza dei tempi in cui il contesto scientifico introdusse il sistema metrico decimale per tutte le unità della fisica. Quando lo fece, considerò l'uguaglianza del ciclo indeterminato, perché essendo il ciclo 10 di tutte le unità della fisica, ecco che il 10 si sganciava dalle singole unità perché corrispondeva al ciclo di tutte le unità. A questo punto ogni unità era riferita al ciclo 10 la potenza 10 elevato a meno 1, ossia un decimo. Ecco, se noi vogliamo eliminare la massa dalla formula della relatività generale di Einstein, cioè E uguale mc2, basta sostituire al termine massa, massa unitaria, la quantità di 10 elevato a meno 1, ossia la quantità unitaria del decimo, che è relativo a tutte le unità, quindi non è sottoposto a una predeterminazione di quale unità si tratta. A questo punto l'accelerazione totale della massa decima si ha quando vale il suo 10. E a cosa si riduce l'energia? Allora, si riduce a quell'1 che è il prodotto tra 10 decimi. E vediamo a questo punto che l'essenza fondamentale che sta alla base della formula della relatività generale, quando diciamo si santifica, ossia si libera dei suoi vincoli predeterminati, l'essenza, l'essenziale che esiste è 1 uguale n-ennesimi. Questo è il principio assoluto di tutte le cose. Potremmo chiamarlo Dio. Ed è un principio 1 e trino, perché 1 uguale 10 decimi è una trinità di enti, di cui 1 è proprio 1, e gli altri 2 sono una causa assoluta e un effetto assoluto che la religione chiama padre e figlio. Dobbiamo sempre sottoporre a giudizio critico tutte le nostre affermazioni.
proviamo a controllare se è vero che la base essenziale di ogni unità della fisica sia determinata dall'unità e trinità dell'essenza di tutte le cose. Certo, quando l'essenza di tutte le cose è legata a un ciclo, quando questo ciclo è posto 10 per tutte le cose, come lo stesso 10 che noi usiamo per i calcoli, allora è evidente che l'unità di tutte le cose riferita al ciclo 10 come un decimo. E questa è l'essenza, perché uno è nella sua totalità dei gesti comprensibili, contenibili nell'essere, all'interno del suo ciclo dinamico 10. Giungiamo con un'enorme sorpresa alla constatazione che certe posizioni di fede, affermate come dogmi, sono verità che risultano comprovate dalla ragione, perché se al fondamento di tutte le cose c'è quel numero uno che il filosofo Pitagora sosteneva essere al fondamento di tutte le cose, noi arriviamo a capire che questo fondamento è un ente spirituale, perché il numero uno non esiste se non come una concezione dello spirito umano. Di conseguenza, quando noi affermiamo l'ente uno, affermiamo l'essere uno, l'essere totale e totalizzante dell'unità posta alla base di ogni cosa che esiste. E scopriamo che questa essenza uno è veramente una essenza assoluta, perché essendo il prodotto di ogni possibile opposto, quando noi consideriamo che la contrapposizione esista proprio tra l'essere e il non essere, bene, allora esattamente il prodotto tra l'essere e il non essere, come enti assoluti, determina l'unità come risultato. Quindi il fondamento di tutte le cose che noi arriviamo a chiamare Dio, quando lo poniamo uno e trino, rivela un sapere così profondo e così essenziale che possiamo porlo a monte non solo della relatività generale tra la massa e il suo ciclo dinamico, ma tra ogni possibile unità della fisica, giacché tutte quante sono state costrette a giacere nel ciclo 10. Poi risulterà che il ciclo 10 non è una convenzione umana, perché solamente 3 terzi più 3 per 3 uguale 10 è la somma che riguarda le due contrapposizioni che ne vediamo in natura formare parte di un ciclo intero, complesso e espanso.